More, puoi abbassare un goccino? Pia? Pia? Puoi abbassare? Bravo. Come si chiama quella cosa dove stai in piedi e mentre vai al mare? Che fai surf? No. Surf. Mamma, voglio un pochino abbassare. Chiama surf. Tavola ecco. Da surf. Adesso per alzarlo devi schiacciare il pulsante sopra quello che hai schiacciato prima. Per alzare, no, dall'altra parte. Così le viene. Come si scrive surf? Un attimo, arrivo subito. S-U-R-F. Vedi, qua c'è quello in basso per abbassare, questo altro per alzare il volume. Hai capito? Sì. Vedi? Così. Così, ecco. Allora, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Sarà un vlog e ho deciso di iniziare... Abbassa. Ho deciso di iniziarlo perché mi suona la sveglia. Ok, e praticamente dicevo, allora intanto ho appeso il quadro là e volevo farvelo vedere. E poi, perché lo vedevo da qui, per quello che ho indicato senza guardare. E poi perché stavo guardando Adriana e adesso poi andrò a riguardarla. E niente, praticamente mi ha ispirato a rifare di nuovo il menu settimanale. Ovviamente, come diceva anche lei, lo fai e poi sei elastico. Se un giorno non ti va di mangiare quello che hai scritto, ma vuoi mangiare quello che hai scritto due giorni dopo, lo mangi, tanto sai che gli ingredienti in casa ce l'hai e quindi in realtà puoi fare tutto quello che vuoi in realtà. Quindi volevo andare a fare di nuovo il menu settimanale. Userò questo, che è quello dove scrivevo le spese, perché adesso le spese le scrivo su quello che usavo per fare il bullet. No, ti ha solo toccato con la zampa, non ti voleva far male. Su, è un gatto, non è mica un leone. Non ti ha graffiato, che lui tira fuori le unghie. Amicino! Mamma, un orsetto lì che cosa hai fatto? Un orsetto. Orsetto? Sì, quelli lì. Peluche. Un peluche lì che cosa hai fatto dentro? Di... lana? Comunque, quindi volevo andare a rifare il menu settimanale. Come dicevo, ovviamente molto blando, anche perché diciamo che l'estate è sempre un periodo un po' difficile. Io in genere d'estate non faccio il menù, perché comunque le cose che compriamo sono sempre le stesse, quindi pomodori, mozzarelle, cetrioli, finocchi, pochissima verdura diversa da questa, insalata. E quindi diciamo che più che altro facciamo cose diverse la sera, perché poi a pranzo in genere io e i bambini mangiamo sempre insalata, pomodoro, mozzarella. Poi ognuno, ecco, diciamo che d'estate anche lì ognuno mangia un po' come si sente, quindi io per esempio mi faccio l'insalata con magari i fagioli, la mozzarella, il tonno, vabbè no, se metto i fagioli non metto il tonno, queste cose qua. E magari invece, che ne so, Manuel dice, ma io oggi non ho voglia di mangiare insalata, mangio solo i pomodori con la mozzarella. E quindi diciamo che sono un po' più elastica, e anche, cioè anche loro diciamo che mangiano più quello di cui si sentono. Pia ci sono volte che mangia la mozzarella, volte che non la vuole, volte che mangia lo yogurt, volte che mangia il gelato, perché ci sono giorni dove fa tanto tanto caldo e magari uno non ha voglia di mangiare. L'altro giorno per esempio mi ha voluto sia la mozzarella che il pomodoro, quindi dipende un po' dalla fame che hanno. Certe volte mangia la mozzarella col tonno, dipende. E quindi diciamo che il menù sarà un pochettino adesso in base a quello che abbiamo in casa, per avere un'idea di che cosa si può cucinare.
altrimenti non avendo appunto un menù, cosa faccio? Lo penso prima. Per esempio, ieri ho già detto a tutti che stasera avremmo mangiato la pasta con i broccoli, perché ho comprato i broccoli al Bennett e quindi faremo questa. Però vi dico, dipende molto, quindi per avere un'idea di quello che si ha e quello che si può fare, poi vediamo strada facendo. E niente, quindi adesso vado a fare il menù e poi ve lo leggerò velocemente. Ciao. Allora, ho finito di scrivere il menù, ho avuto qualche momento di incertezza perché non sapevo cosa scrivere. C'è una piccolissima lista per andare a coprire qualche pasto che non ho la roba in casa, però niente di che, cioè confronto alle spese che faccio io, questa qui sarà piccolissima. E siccome questa settimana va dall'8 al 14, ma poi c'è lunedì che è il 15, che è Ferragosto, quindi la spesa la farò dall'8, cioè le cose che prenderò al menù, il menù sarà dall'8, quindi vabbè, da oggi in questo caso, fino al 15. Poi invece durante la settimana inizierò a preparare il menù per la prossima settimana e la spesa l'andrò a fare martedì. E niente, quindi per oggi, come vi dicevo, insalatona, a parte Max che è ancora male ai denti, quindi mangia il gelato, però se no... Ah, ha mangiato anche la mozzarella oggi. Però se no noi mangiamo... le abbiamo dato l'insalatona. E per cena ho scritto pasta con i broccoli, perché avevo proprio voglia di mangiare la pasta con i broccoli. Poi per domani a pranzo ho messo di nuovo insalatona, perché... Così è, diciamo, è un po' libero, no? Ognuno mangia poco che gli pare. E invece per domani sera vorrei fare il risotto col sugo di lenticchie. Poi mercoledì farò la carne con il cavolfiore e a cena gli gnocchi più la pasta, perché c'è solamente un pacco da mezzo chilo di gnocchi e per i bambini sono pochissimi. Quindi farò gli gnocchi e la pasta. E per noi farò la pasta con il sugo. E poi c'è sempre la frutta, quella lì non manca mai. Giovedì ho scritto risotto alla parmigiana, perché anche quello lì l'ho mangiato a Cervia, era buonissimo e lo voglio mangiare di nuovo. E poi invece per cena bastoncini di pesce con patate, carote, tipo come se fossero... Adesso vediamo se le carote le faccio bollite, le patate le faccio nell'air fryer, non ho ancora deciso. Vedrò poi sul momento. Venerdì a pranzo ho messo surimi con pomodori e a cena insalata russa più la carne, perché nell'insalata russa ci sono già patate, carote, piselli, non vado ad aggiungere altra verdura, ma metterò la carne, cioè ci metterò assieme la carne. Sabato sofficini per loro, perché non ci sono senza glutine, per me e Gabriele carne con finocchi. E poi alla sera la pasta alla carbonara.
per cena, domenica pranzo insalatona e a cena le penne, tonno e peperoni gialli, che è una ricetta che ho visto su YouTube del canale In Cucina con Ivana. E quindi voglio provare a farla, mi ispirava un sacco di fiducia e quindi non vedo l'ora di prepararla. Per lunedì a pranzo, che sarà appunto Ferragosto, ho messo carne alla brace e saranno wurstel, salsiccia e le fettine di coppa. E basta, giusto abbiamo detto? Solo queste tre facciamo. Sì, poi hai detto che andavi a vedere... Ah, poi guarderò di là. Però al massimo magari prenderò due di wurstel, adesso vediamo. Perché già l'altra volta... uno poi era sufficiente, quindi adesso vediamo un attimino. E poi invece a cena una pasta fredda che ho pensato di condire con feta, pomodorini e olive verdi, quindi e poi è il tonno, e quindi praticamente questa qui sarà la cena poi di Ferragosto. E vi magari tanto vi farò vedere quello che facciamo noi durante la giornata e tutto, e quindi vi farò poi vedere anche questa ricetta che non l'ho presa da nessuno, mi è venuto a me così il condimento che ci potrei mettere dentro e poi vediamo se è buono e basta. Quindi questo qui è il menù e fatemi sapere cosa ne pensate. Se voi mangiate la pasta magari almeno a cena, oppure se fate solo cose fredde. E adesso vado a fare due lavori e ci riaggiorniamo più tardi. Ciao! Sì. Uno, due, tre, quattro e... No! Uno, due, tre, quattro. E poi? No, c'è la... No, giusto. Esatto. Buongiorno, allora oggi è martedì e volevo farvi vedere che Pia sta dormendo insieme a Giada nel suo lettino. E niente, adesso apro la finestra così poi faccio i letti e poi ci mettiamo a fare due lavori. Quindi mi sono messa ad accoppiare i calzini con l'aiuto di Giada e Sabrina, come vedete. Io piegavo le mutande, loro invece accoppiavano i calzini e abbiamo fatto un gran lavoro, ma ce ne sono ancora tantissimi da accoppiare, però lo facciamo un po' per volta. Volevamo aspettare che magari, siccome hanno messo brutto tempo, la prossima settimana non si potrà uscire a giocare, quindi faremo queste faccende un po' più noiose, ma che si devono fare in casa. Vuoi una mano? Oh mio Dio! Oggi Olivia qua! Dopo aver guardato Gabriele entusiasta per il suo regalo, perché in questi giorni da solo ha imparato ad andare in bicicletta usando la bicicletta di Giada, poi ha affinato la sua tecnica con la bicicletta di Sabrina, allora abbiamo deciso di prendergli una bicicletta tutta quanta per lui. L'abbiamo presa su Amazon, è una bicicletta, una mountain bike normale, e quindi dopo aver guardato questo, intanto che lui iniziava a capire cosa fare, come farlo, io sono tornata a, come si dice, ad accoppiare i calzini, a piegare le mutande
eccetera. Allora, come avete visto, stiamo accoppiando i calzini. Intanto sto guardando un video di Nicole Gimondo e qui c'è un'intrusa. Scusa Olivia, scusami. Scusami, non volevo, scusa. Guardate l'intrusino. Dorme, non frega niente. Intrusina. Ciao intrusina. Ti prego, guarda un attimo via. Oh, che bella. Ultimo prodotto sempre di Balea. Ho preso questi gelini per depilazione con aloe vera e olio. Vai là. Vai là la Sabrina. Vieni qua. No, non è vero, lì. Ferma lì, lì davanti alla stampante. Vai davanti alla stampante. Guardami. Cosa fai con quegli occhiali? Che bella! Sei bellissima con quegli occhiali. Allora, sono circa le 4. E se ve le dico. No, sono le 5:15 e ho steso. Adesso piego tutto quello che ho ritirato e poi devo andare di sotto, che devo ancora fare le lavastoviglie, devo mettere sul sugo per la cena, perché oggi pomeriggio dopo pranzo io non so come mai ero sfinita e quindi sono venuta su con i bambini e mi sono coricata. Non ho dormito, però mi sono riposata, ecco. Quindi adesso vado a fare queste cose qui. Ho un sacco di roba da piegare. Allora, ho finito di piegare. Qui c'è la roba che andava solo piegata. Qui la roba da stirare. Qui la roba da mettere via invernale. E qui gli asciugamani. Questo c'è il paracadute che me lo rallenta al volo. Sì, ma intanto si deve aprire, perché se non si apre muori. No, fai come ha fatto Logan. Mamma! Qui è accicata per te. Mamma! Ciao! Ma tu? Ciao! Ciao! Penseranno che hai solo quel vestito. Perché ti metti sempre quelli? E mi piace, non so cosa farci. Dove sei, Gianna? Ti sei fatta vedere? Sì, sì, mi sei vista la testa, tipo... Ciao! Guarda, mamma! Cosa? Le lucine. Hai visto? Poi le accendi. Puoi andare dritta? Non è vero. Via. Sabrina. Sabrina. Di là. E perché dobbiamo andare lì a attraversare? Non possiamo far così. Se arriva una macchina e ci investe, è pure colpa nostra. Perché eravamo in mezzo alla strada. E vabbè, fa niente. Camminiamo un po'. Allora, eccoci qui, siamo tornate a casa, vi faccio vedere la mini spesina del menù settimanale e ho speso 54 euro se non sbaglio e ho preso 2 confezioni di pomodoro ciliegino da 500 grammi, coppa fette, l'ho presa per la bracciolata che faremo a Ferragosto, salsiccia sempre per la bracciolata, tonno ho preso questo qui in lattina singola perché era in offerta, il prezzo al chilo era più conveniente, e ne ho prese 3
mi serviranno sia per l'insalata russa che per fare la pasta con tonno e peperoni che ho visto su internet dal canale YouTube In Cucina con Ivana, se non sbaglio. Feta greca DOP per la pasta fredda. Poi ho preso mezze maniche, grana padano DOP due buste, sedani rigati, wurstel di pollo e tacchino che sono senza glutine, latte derivati, sempre per Ferragosto, ketchup, due confezioni, una non so dove è finita, l'abbiamo perduta, poi pancetta a cubetti per fare la carbonara, maionese, due confezioni per insalata russa e per Ferragosto, 6 buste di insalata, 4 cetrioli, poi qui abbiamo mezze penne rigate, pennette rigate, fusilli il pacco da 1 kg e cellentani, che sarebbero i miei preferiti ma non li posso mangiare, 3 peperoni gialli che ci serviranno appunto per la pasta, olive nere per la pasta fredda, olive verdi per l'insalata russa, 2 confezioni di pomodori da 8, questi fruttini per Giada e Pia e basta. Poi ho preso anche le caramelle, quelle che sembrano tipo le Mentos, però sono alla frutta. Se le trovo ve le faccio vedere qua. E poi ho preso queste qui, 99 centesimi e basta. Cioè alla fine di ketchup ne abbiamo preso solo uno o due, boh, vabbè. Comunque questo è tutto quello che abbiamo comprato, quel poco, è stata proprio una spesa diciamo così di rinforzo ed è strano, infatti è stato strano anche per noi fare una spesa così piccola perché di solito sapete che le nostre spese sono molto più grosse, però abbiamo ancora tanta roba e quindi voglio far andare quella che abbiamo anche in casa. E niente, quindi adesso mettiamo via, preparo il pranzo, oggi carne e cavolfiore e poi ci riaggiorniamo più tardi. Allora, oggi è giovedì? Sì. Sì. E per pranzo, come avevo scritto, abbiamo fatto risotto alla parmigiana, ho anche il piatto proprio del risotto, quindi perfetto. E niente, poi... oggi pomeriggio devo fare un po' di lavori qui di sotto e quindi li farò insieme a voi. Allora, sono qui con voi perché devo mettere un po' in ordine qua sotto. Qui c'è l'anguria enorme che ha preso Maurizio, che stasera spero che mangiamo. E quindi, siccome devo mettere in ordine, ho deciso di farlo insieme a voi. Non tutto quanto parlando perché tanto non ho grandi cose da raccontarvi. Lì c'è la roba del pranzo che devo ancora mettere in lavastoviglie a lavare e qui invece c'è un po' di casino perché cosa succede? Quando ci sono tante cose da fare e sei di fretta appoggi e però poi a un certo punto bisogna mettere a posto. E volevo fare, siccome di là ho una scatola, fare una cesta dei giochi, così quando le bambine vanno fuori a giocare e prendono quella cesta e hanno tutti quanti i giochi dentro e poi alla sera la rimettono dentro e portiamo dentro quella, invece che fare avanti e indietro. Qua vedete un pezzettino di spoiler della cucina. Non voglio tenervi nascoste le cose, il problema è che lì c'è ancora un sacco di casino e quindi per quello che non me la sto facendo ancora vedere, però ecco, quella lì è la novità della cucina. Ma poi nell'home tour che io spero riesca ad arrivare presto, perché ci mancano ancora dei mobili per riuscire a sistemare tutto. Nel momento in cui prendiamo quelli e riusciamo a sistemare tutto, allora vedrete poi l'home tour. Adesso però bisogna sistemare.
Ciao, mamma. Ho sciolto un po' di miele, ho sciolto un po' d'acqua, perché il mio è molto denso, ma sinceramente, no, però mi conviene comunque aggiungere un po' più d'acqua, perché sto pensando anche a quelli più morbidi, più liquidi, comunque sono abbastanza densi. Ma comunque c'è l'acqua. E qui ho appeso, non so se vi ricordate, il quadro che avevo di sopra in sala. Allora, sono le 9 quasi di sera. Guardate. E siamo, vabbè, ve lo faccio vedere da qui. Questo qui è il Gianduia, siamo nella parte dietro dove c'è il parcheggio grosso, che è una sala da ballo ed è anche un ristorante, e c'è anche la piscina. E praticamente nella parte piscina, allora, se vi ricordate, chi ci segue da tanto tempo forse se lo ricorda, che Max ha fatto qualche spettacolo anche a carnevale e siamo andati proprio lì nella sala da ballo. Invece oggi andremo dalla parte dove c'è la piscina, dove ci sarà uno spettacolo, dove ci saranno tantissimi bambini, oltre al balletto che faranno loro come Freedom Click. Non vi starò a filmare perché sono tutti bambini minorenni, sarò molto più vicino in confronto agli altri spettacoli che finora vi ho fatto vedere, quindi siccome non posso mettere i figli degli altri, non vi faccio vedere. Però comunque ci saranno bambini che faranno... No, amore, c'è una macchina, eh? Dammi la mano, c'è una macchina! C'è, guarda, una macchina! Dammi la mano! Sì, c'è una macchina. E praticamente faranno tante cose, non è che ballano solo, cantano, recitano, raccontano barzellette, sto tenendo Pia per quello che è, quindi sarà bello da vedere. Pia, smettila per favore. E adesso sto aspettando, guarda, sto aspettando a Luisa che viene con Luca, non so se verrà anche la mamma, così da guardare, da fare qualcosa di diverso, perché l'entrata comunque è libera. E poi vabbè, c'è la consumazione, che tanto stando lì sete ti viene per forza, quindi. E niente, adesso facciamo il giro perché appunto qui siamo nel parcheggio. E poi vi faccio vedere dentro quando entriamo, la piscina, eccetera, eccetera. E boh. E basta. Allora, lì, quella lì è la struttura dove c'è il ristorante. Aspettate. Dove c'è il ristorante e è proprio anche un albergo, quindi ci sono anche le camere dove si può alloggiare. Questa qui è la sala dove c'è la sala da ballo e poi dietro a questa costruzione c'è la piscina. Non lo so se è una casa perché non mi sembra propriamente un albergo, è molto piccolo. Comunque in pratica da qui c'è tutta la strada che porta poi verso il centro di Acqui, dove ci sono vari alberghi. Alcuni sono aperti, alcuni sono chiusi, sia per via della situazione che ha portato poi il Covid, sia ma anche proprio per altri motivi. Però ecco, sono tanti, c'è veramente tantissima scelta, varie stelle, 1, 2, 3, 4, veramente molto molto bello. E qua per esempio c'è questo albergo, io non sono mai entrata in questi alberghi ovviamente perché abitando qui non ci sono mai stata, però mi piacerebbe sinceramente andarli a visitare perché per vedere anche come sono all'interno, ovviamente quelli aperti, perché dentro quelli chiusi non possiamo entrare. Mettila un po' dall'altra parte, che le macchine qua mi fanno spavento, vedete, tipo, ma qua hanno chiuso una cosa, però obiettivamente non è che sembra molto aperto. In uno di questi lavoravamo io e Maurizio l'estate che ci siamo fidanzati. Noi ci siamo fidanzati a febbraio, ci siamo messi assieme e abbiamo lavorato insieme in un albergo di questa zona in quell'estate lì, nell'estate del 2000. Però è più avanti. Molto molto bello comunque.
Questo qui è l'interno della sala da ballo, che avete già visto sicuramente. E là dobbiamo andare. Preparo così poi dopo l'ho mangiato. Ma me ne dai uno? E ancora. Per favore, me ne dai uno. Non puoi mangiarlo adesso, lo devi mangiare dopo. No, te ne do un pezzo, un pezzo. Un pezzo. Fuori, quindi anche in spiaggia.
Un pezzo anche io. Solamente che adesso basta. Dopo lo mangio, ok? Spesso che giudica. Ma sono mamma. Secondo me invece dovrebbe guardarlo in modo diverso, perché è sono bellissimo di via. Un morto. Cioè, secondo me sabbia. Non c'è niente di più bello. E questo che non so più. Di questa atmosfera che si crea, no? Dove tutti assieme si mangia, uno, si condivide. Due, Sabrina! 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 Ma... visto che c'è il tavolino bianco potreste anche fare i compiti fuori. Giada? Già.
ho finito di stendere, adesso devo piegare tutta la roba che hanno ritirato e dividerla tra roba da non stirare, che quindi piego subito, e roba che invece va stirata e quindi faccio una pila a parte. Lo vedi questo nodo? Adesso non lo vedi più. Soffia, soffia da lì, soffia. È scomparso, hai visto? Ecco qui la pasta pronta. Ci vanno le olive, è veramente buono questo sughetto, ve lo consiglio. Vi ricordo che il canale YouTube dove l'ho visto è In Cucina con Ivana e il piatto si chiama Pasta con peperoni e tonno. E niente, spero che questo... che questa settimana insieme vi sia, vi abbia tenuto compagnia, che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!